mattina del 16 marzo 1978 a Roma, in via Mario Fani, un comando delle Brigate Rosse rapì Aldo Moro, che era in quel momento il presidente della Democrazia Cristiana, e uccise i 5 uomini che lo scortavano. In quello stesso giorno in Parlamento si doveva votare la fiducia al nuovo governo, guidato da Giulio Andreotti. Il rapimento scosse l'intera nazione, i sindacati proclamarono immediatamente uno sciopero generale. Iniziò allora quel periodo da molti definito i 55 giorni che cambiarono l'Italia. Il 9 maggio 1978, infatti, 55 giorni dopo il rapimento, il corpo di Aldo Moro fu fatto ritrovare nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma, a pochi passi da Piazza del Gesù, dove era la sede della DC, e da via delle Bottega, dove era la sede del Partito Comunista Italiano. Sono passati 40 anni, ma le immagini e le parole di allora sembrano appartenere all'iconografia di un'epoca assai più lontana. La scena politica del 1978 era dominata dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista. C'erano Moro e Andreotti, Berlinguer e Natta. C'erano La Malfa e Spadolini, Pertini, che nel luglio di quell'anno verrà eletto Presidente della Repubblica, e Saragat. I partiti che allora facevano parte del Parlamento oggi non esistono più, spazzati via dal crollo dei muri e delle ideologie, ma anche da Tangentopoli e dai cambiamenti sociali. Anni di piombo, strategia della tensione, un periodo di attentati, di scontri di piazza, di morti lungo le strade. In quegli anni più di una generazione ha visto cadere miti e utopie, sotto il peso di idee che crollavano e dubbi che aumentavano. La confusione che nacque in quegli anni non ci ha probabilmente più abbandonato. Sul rapimento e sull'uccisione di Moro si è scritto tanto. Chiunque volesse prendersi la briga di cercare testi in merito potrà trovare chi parla di misteri non ancora svelati e chi cerca di smontare falsi misteri, chi propone la propria verità e chi parla di pezzi di verità mancanti. La verità sul caso Moro, dunque, non è ancora stata detta. Tutto questo nonostante 5 processi, 7 commissioni parlamentari e una serie ragguardevole di inchieste giornalistiche. Di quell'uomo abbandonato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa a Roma N57686, scrisse così il grande poeta Mario Lusi, acciambellato in quella sconcia estiva. Acciambellato in quella sconcia estiva, crivellato da quei colpi, è lui, il capo di 5 governi, punto fissa o stratega di almeno 10 altri, la mente fina, il maestro sottile di metodica pazienza, esempio vero di essa anche spiritualmente. Lui, come negarlo, quell'abbiosciato sacco di già oscura carne, fuori da ogni possibile rispondenza col suo passato e con i suoi disegni, fuori atrocemente. O ben dentro l'occhio di una qualche silenziosa lungimiranza, quale? Non lascia tempo di avvistarla, la super inseguita Gibigianna. Bambina mia, per te avrei dato tutti i giardini del mio regno, se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma. Tutto il regno per te. E invece ti lascio baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie, e al centro ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi. Ma sentiamo, sentiamo ancora, siamo ancora capaci di amare qualcosa. Ancora proviamo pietà. Tocca a te, ora. A te tocca la lavatura di queste croste, delle cortecce vive. C'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto, io ora lo vedo di più. C'è splendore, non avere paura. Ciao faccia bella, gioia più grande. L'amore è il tuo destino, sempre, nient'altro, nient'altro, nient'altro.